È una bellissima giornata primaverile, insomma, che si sa di una rinnovazione, di una rigenerazione del nostro Ateneo e soprattutto di questo bellissimo palazzo qui che chiamiamo Piazza Strambi, sede del Dipartimento di Economia e Diritto. Noi siamo molto contenti perché siamo riusciti a fare tanti lavori in 2 anni e mezzo di rimodernamento del palazzo, delle nostre strutture, rendendolo energeticamente molto più sostenibile, rendendolo al sicuro per quanto riguarda tutto il discorso sisma, ma anche tirando fuori la bellezza che c'è in questo palazzo, perché studiare in un posto bello è molto stimolante, ti fa star bene, ti fa studiare bene. E poi se guardi fuori dalle finestre, vedi le colline, vedi la città stessa ed è chiaramente una situazione molto soddisfacente per chi sceglie di studiare a Macerata. Per cui oggi è una giornata molto positiva di ripartenza e partiamo da qui. Siamo partiti dai danni causati dal sisma e abbiamo colto l'occasione per inserire altre tematiche delle quali aveva bisogno il palazzo. Quindi, oltre al miglioramento sismico, che è stato il primo obiettivo, sono stati affrontati i temi della sicurezza antincendio, i temi dell'efficientamento energetico, i temi del superamento delle barriere architettoniche, ma non ultimo, anzi, l'obiettivo principale è mettere a disposizione degli studenti dell'Università di Macerata, ma io direi anche, essendo un luogo pubblico della città di Macerata, un edificio contemporaneo che trae spunto dalla storia ma si proietta verso il futuro. Ma l'Università di Macerata si contraddistingue per avere un patrimonio immobiliare costituito per la grande maggior parte da edifici storici. Quello è il punto di partenza sul quale diciamo, l'Università ha stabilito di costruire la propria identità e i propri valori. È un'identità che viene riconosciuta e che i nostri studenti, i nostri professori apprezzano molto. È un'identità che in qualche modo si ibrida con la città di Macerata e quindi in questo connubio positivo tra città e università il vantaggio è visibile percorrendo le vie della città, incontrando studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che in qualche modo possono usufruire di questi edifici meravigliosi.